Ed è un maschio che, dovete sapere, è diventato praticamente un influencer. È assolutamente il professore più amato dagli studenti. Lui ha coniugato l'arte dei social con l'arte della fisica. Insomma, il fisico che più ci piace. Vincenzo Schettini. Ciao. Abbraccio, ma è il caso di dire. Bentrovata a te. Grazie. Quanto successo! Tu praticamente hai unito la tua grande capacità di insegnare, anche l'amore che hai per l'insegnamento di una materia complicata come la fisica, con i social. Ma come ti è venuto in mente di sbarcare su YouTube? Perché fondamentalmente quello che è successo è, mi sono fatto catturare dalla idea che mi stava piacendo quello che stavo facendo, avevo scelto il mestiere giusto. Mamma era insegnante, quindi ho un po' ereditato questa cosa qua, ho vissuto la scuola dal dietro le quinte. E nulla, quando ho cominciato a vedere che gli alunni seguivano le mie lezioni, ti parlo in classe, quando ho cominciato a vedere che i ragazzi amavano guardare le mie lezioni, stavano là tutti a seguire, tutti con queste mani in bocca, dice vediamo come andrà a finire. E ho scoperto i social per la prima volta, il primo che ho scoperto è stato Facebook, mi sono reso conto che quello mi avrebbe dato voce e avrebbe dato voce a chiunque aveva qualcosa di importante da dire, di stupido come anche di creativo, di culturale come anche di provocatorio. E allora ho detto, questo sarà il mio futuro, ma veramente non immaginavo tutto quello che sarebbe successo. Non potevi immaginare, credo. Per niente. Però tu oggi sei un professore da 2 milioni di follower che con me si è definito controcorrente. Sì. Ma cosa intendi? Perché mi piace sorridere quando faccio lezione, perché mi piace interrompere la classica lezione che si farebbe con il gesso e la lavagna, facendo un esperimento, oppure parlando di vita, parlando di solitudine, parlando di dolore, parlando di sessualità. E quindi in questo senso mi sento controcorrente, non mi sento neanche molto attaccato a quelli che sono gli schemi scolastici. Tra le altre cose io continuo ad insegnare, sono in part-time a scuola, ma continuo a vivere, a respirare le aule scolastiche, ma cercando di mettere quanto più me stesso possibile. E alcuni colleghi lo fanno, infatti. Tanti altri non lo fanno. Ma i tuoi colleghi come vivono questa tua esuberanza e anche questo successo, questa capacità di ascoltare e parlare ai giovani? Sì, allora i colleghi proprio di scuola, conoscendomi come musicista, perché tu sei un musicista. Sono un direttore di coro. Quando hanno cominciato a vedere che sui social iniziava a crescere, la cosa netta, vabbè, lo sapevamo, sapevamo che doveva andare a finire così, perché tu sei un artista, mi dicevano. Invece chi mi scrive online, tutte le persone che magari mi seguono online, mi dicono grazie perché sei di ispirazione, grazie perché hai riscattato la bellezza di questo mestiere, perché è un mestiere bellissimo, si è un po' persa, no, lo smalto di quello che noi facciamo e forse molti si rispecchiano in me, si sentono ispirati. Ci vuole follia per fare tutto questo, secondo te? Ci vuole tanta follia.